Quando ho fondato Magnolia Moving nel 2012 ero una poco più che trentenne, madre di un ragazzino di 5-6 anni, per cui è stata una sfida molto forte. E sono felice di averla fatta perché non era soltanto una scelta imprenditoriale, ma anche una scelta da madre. Io avevo bisogno di gestirmi i miei spazi e i miei tempi in maniera tale che potessi anche crescere mio figlio. E paradossalmente, avendo un'azienda, avevo più tempo di farlo rispetto a essendo una dipendente. Per cui ho fatto una scelta che non era soltanto professionale, ma anche familiare, diciamo. E da lì in poi, non voglio usare falsa modestia, ma ci ho messo veramente tanto impegno e tanto studio. E Magnolia Moving è diventata un'azienda con un buon fatturato, con dei bei numeri, con un team eccellente di persone che lavorano in questo settore da 10, 15 e 20 anni, per cui tutti grandi professionisti. Siamo a prevalenza femminile semplicemente perché la donna, un po' di più rispetto all'uomo, riesce a concentrare un valore fondamentale che le donne hanno più degli uomini, appunto, che è l'empatia. E insieme alla resilienza e sicuramente una capacità di adattamento importante, l'empatia è fondamentale quando si parla di traslochi. Il trasloco è un momento decisivo, spesso stressante per l'essere umano, per cui essere empatici vuol dire riuscire a entrare nello stato d'animo del traslocante, quindi di chi effettivamente diventa il nostro cliente, e dargli una mano davvero, riuscire ad assisterlo, per cui ci poniamo come dei personal assistant durante il processo di trasloco e di relocation per i nostri clienti.